Consigliere De Luca, parliamo di vendita d'aste, al momento c'è un unico punto certo che è la vendita da parte di ThyssenKrupp ad Arvedi, al gruppo Arvedi. Ci sono però ancora tanti interrogativi, innanzitutto su questa fase di transizione e poi su quelli che saranno i piani della nuova proprietà e soprattutto anche quali sono gli impegni che le istituzioni vorranno prendere rispetto ad Acciai Speciali Terni. Ma tutti i livelli istituzionali devono vigilare su questa fase delicatissima e soprattutto allargando, diciamo, questa attività anche alle parti sociali e a tutte le istituzioni territoriali. Noi, per quello che riguarda le nostre rappresentanze all'interno del governo, all'interno anche diciamo, del Parlamento europeo, tramite il lavoro che è stato fatto in maniera assidua da parte della nostra europarlamentare Londinelli, siamo presenti. Anche a livello regionale, stiamo cercando di fare la nostra parte e quindi abbiamo depositato un'interrogazione alla Presidente Tesei per chiedere, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, le ultime notizie che hanno anche riguardato alcuni trasferimenti diciamo, di figure dirigenziali dalle acciaierie di Terni, diciamo, a Taranto, e che in realtà potrebbero essere un segnale di una situazione di depauperamento di quelle che sono la ricchezza a livello, diciamo, non solo di maestranze, ma anche diciamo, umane di risorse umane che non devono essere disperse in questa fase. Quindi abbiamo chiesto alla Presidente Tesei se intende vigilare e se intende assolutamente prendere una posizione in questa fase, c'è bisogno che il sindaco, la presidente Tesei e i livelli governativi si facciano sentire anche nell'ottica di quello che è il pronunciamento che dovrà esserci nell'ambito, diciamo, del europeo per quanto riguarda l'antitrust.